Benvenuti al TG regionale per sordi. Incidente sul lavoro a Scandicci. Durante i lavori di rifacimento della facciata di un condominio, un operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'impalcatura ed è morto per le ferite riportate nell'incidente. È accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno in via Cilea. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, personale dell'ASL, Polizia Municipale e Carabinieri. In tutte le regioni i casi sono in decremento, ma rimangono le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il paese. Anche in Lombardia c'è un decremento giornaliero dei casi. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa settimanale sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. Le attività di prelievo e di consegna dei campioni biologici al punto prelievi unico dell'azienda ospedaliero universitaria senese saranno tutte a prenotazione obbligatoria. Dal lunedì 25 maggio il punto prelievi, situato nel tunnel d'ingresso del Policlinico Santa Maria alle Scotte, aprirà le sue porte ai cittadini anche nel pomeriggio, ma con particolari precauzioni al fine di ridurre al minimo il rischio contagio da Covid-19. Inoltre, non ci sarà più l'accesso diretto in modo da evitare assembramenti e transito eccessivo di persone. Le farmacie dell'area empolese, in accordo con il sistema di gestione CUP aziendale, hanno messo a disposizione un numero dedicato per consentire ai cittadini di effettuare anche da casa le prenotazioni di visite ed esami. Il numero di telefono da chiamare è lo 0571 9451 52. Ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Il servizio, spiega una nota, è stato pensato per andare incontro ai cittadini nella fase di emergenza Covid. Attraverso il numero dedicato, le farmacie comunali effettuano le prenotazioni CUP per conto dell'azienda. Il servizio va a implementare le numerose possibilità di prenotazione già attivate dall'azienda che limitano gli spostamenti dei cittadini. Il settore delle scuole di italiano per stranieri rischia di essere completamente spazzato via dall'emergenza. Parliamo di 43 scuole con oltre 25.000 iscritti ogni anno e 800 lavoratori. Da marzo sono senza studenti e senza aiuti. Con gli affitti e gli stipendi da pagare rischiano di non riuscire più a sostenersi. Così il deputato fiorentino di Italia Viva, Gabriele Toccafondi. Un settore particolare che contribuiva sì al mondo dell'istruzione offrendo corsi agli stranieri, sottolinea Toccafondi, ma anche e soprattutto al mondo del turismo locale, accompagnando gli studenti a fare esperienze nei nostri ristoranti, musei e territori, generando oltre 800.000 pernottamenti con un indotto sull'economia locale si stima di oltre 50 milioni di euro. Aggredisce la madre per farsi intestare una casa al mare, così i carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno arrestato il figlio 23enne della donna. È successo a Quarrata. Qualcuno ha chiamato il 112 segnalando un'accesa lite all'interno di un'abitazione. La centrale operativa dell'arma ha inviato sul posto un equipaggio della stazione che è già in servizio di perlustrazione e è arrivata nel giro di pochi minuti. I militari, sentendo le grida provenire dall'appartamento, sono accorsi all'interno. Il 23enne, ancora in forte stato di agitazione, inveiva contro la madre con minacce e offese, incurante della presenza delle forze dell'ordine.
All'interno dell'appartamento i militari hanno trovato i segni del violento litigio, sedie rotte e una porta divelta. Per proteggere la donna, i carabinieri si sono messi in mezzo fra i due e a quel punto il giovane, secondo quanto appreso, si è scagliato contro di loro, arrivando addirittura a sferrare pugni che hanno colpito i militari, che poi sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Il proprietario di un negozio di scarpe a Lucca ha sorpreso un suo commesso, 47 anni, all'interno del negozio, intento a rubare merce, e ha chiamato la polizia. All'arrivo della volante, il dipendente ha confessato che stava per portare via diverse paia di scarpe e che ne aveva già parecchie in casa, dove successivamente lui stesso consegnava ai poliziotti 28 paia di scarpe, oltre alle chiavi del negozio di cui illecitamente aveva fatto la copia per poter entrare. Secondo la polizia, l'uomo, che lavorava presso il negozio da 17 anni, da almeno 5 anni si appropriava di merce per rivenderla su internet, come da lui stesso riferito. Un lenzuolo bianco per celebrare la legalità e non dimenticare le vittime delle stragi. È il simbolo che domani apparirà alle finestre dello storico palazzo alla giornata, sede del Rettorato dell'Università di Pisa, che anche quest'anno sarà al fianco della Fondazione Falcone per celebrare il 28° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La FIGC ricorda i 20 anni della fondazione del Museo del Calcio, un luogo che raccoglie i ricordi della storia azzurra e della memoria storica della tradizione calcistica nazionale. Inaugurato a Firenze, accanto al Centro Federale di Coverciano, il 22 maggio del 2000. Dalla maglia, poi ricamata dalla madre, con cui Silvio Piola esordì in nazionale nel 1935, alla divisa indossata da Giacinto Facchetti nel 1968. Sono oltre 800 i cimeli esposti per ripercorrere una storia azzurra lunga 110 anni. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno, poco nuvoloso per transito di velature. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata sulle province di nord-ovest. Venti deboli meridionali sulla costa, occidentali nelle zone interne. Mari poco mossi, tendenti a mossi in serata a nord dell'Elba. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.